Il nostro gruppo da subito si è posto degli obiettivi in linea con quelli del laboratorio, quindi la creazione di un profilo pubblico su Facebook per un'impresa locale, nel nostro caso Fior di Loto, incrementare l'attività del negozio e la sua popolarità attraverso il passaparola online ed infine creare un collegamento tra la vita online e quella offline attraverso il volantinaggio. La profumeria si trova in via Mazzini a Urbino e dispone di prodotti di make-up e da bagno. Il locale è piccolo, la titolare è gentile e l'atmosfera familiare. In particolare dispone di una linea di gel artigianali realizzati dalla titolare e da una sua collaboratrice. Abbiamo scelto Fior di Loto perché si tratta di una piccola impresa locale che non aveva alcun riferimento né sul web né nel campo dei social media. Infatti la titolare è stata subito molto entusiasta, pur chiarendo di non poter contribuire economicamente alla pubblicità. Essendo un laboratorio di 30 ore, a fine novembre ci siamo accordati con lei e poi inizio dicembre abbiamo aperto la pagina e a metà dicembre avevamo già avviato il passaparola online e abbiamo iniziato il volantinaggio. Ci siamo suddivisi i compiti, in particolare addetti alle fotografie, alle didascalie, alla gestione delle informazioni. Abbiamo creato una pagina di benvenuto con il codice FBML e abbiamo modificato alcuni aspetti del profilo a seconda delle esigenze degli utenti. Infine abbiamo cercato di chiarire ogni particolare sull'attività e i fan. Dopo aver creato la pagina abbiamo cercato di incrementare l'interesse degli utenti. Le nostre strategie di promozione sono state una descrizione molto dettagliata sulle qualità e sullo stile del negozio, riferendoci in particolare a degli utenti interessati alla moda e al trucco, ma non solo, anche a chi voleva semplicemente ispirarsi per realizzare dei regali. Abbiamo creato una breve frase di benvenuto posta sotto l'immagine del profilo e abbiamo in particolare realizzato una cartina geografica con il codice FBML in modo da indicare con più precisione il posizionamento della profumeria. Abbiamo caricato una serie di immagini e di foto in linea con lo stile dolce, grazioso ed elegante del negozio, puntando soprattutto ai gioielli artigianali realizzati appunto dalla titolare del marchio Piqué che si vedono a sinistra. Poi abbiamo creato una pagina di benvenuto con il codice FBML che fosse espressione dello stile di Facebook, quindi utilizzando le tonalità azzurrine e bianche, volutamente priva di contorni in modo tale da creare una continuità con lo sfondo del social network. È una tecnica sempre più utilizzata dagli utenti, come si può notare dall'immagine. Le strategie di marketing che abbiamo utilizzato sono state l'uso di un lessico volutamente affettuoso e dolce, in modo tale da attrarre sempre più fan, invitarli a scoprire davvero, oltre che tramite la nostra pagina, la profumeria, con l'uso di cuoricini e un linguaggio molto informale e colloquiale. E abbiamo creato la pagina di benvenuto in modo che fosse espressione dello stile del negozio. Inizialmente il prodotto era quello a destra, poi però, ascoltando le critiche di alcuni utenti, abbiamo preferito sostituirlo con quest'ultima immagine, in modo tale che le scritte fossero più leggibili. E abbiamo suggerito la pagina ai nostri amici, non utilizzando la tecnica dello spam indifferenziato, bensì aggiungendo un messaggio personale all'invito, puntando soprattutto a quegli utenti che sapevamo già potessero essere interessati ai prodotti del negozio. E abbiamo creato degli eventi cercando di stimolare il passaparola e raccogliendo il maggior numero di adesioni possibile. In particolare qui sono presentati i regali su richiesta, idee regalo per il Natale, a cui abbiamo coordinato delle immagini relative. Abbiamo promosso il profilo pubblico tramite la pubblicizzazione sui nostri profili personali in quanto amministratori e sui profili anche dei nostri amici, sia degli eventi da noi creati che della pagina stessa, pubblicando molto spesso l'immagine del profilo. Abbiamo creato tramite l'uso di Photoshop dei volantini e li abbiamo distribuiti in vari negozi e sedi universitari. In particolare il colore e il carattere della scrittura rispecchia lo stile elegante piuttosto femminile del negozio e abbiamo sponsorizzato, oltre che la pagina ufficiale, anche le offerte natalizie. Passando ora ai numeri, questi dati risalgono a ieri. E si è verificato un aumento costante dei mi piace pari al 104%. Il totale dei mi piace risaliva a 170 persone, stamattina a 173. Si è verificato inoltre un aumento degli utenti attivi mensilmente del 55% e un aumento della visualizzazione dei post e degli indici di gradimento, rispettivamente del 663% e del 16%. Inoltre si è verificata un maggiore afflusso delle persone nel negozio grazie alla pagina, di cui le clienti ne hanno parlato molto bene alla titolare, che si dice soddisfatta e che l'ha portata a consigliarci come gestori di blog o pagina ufficiale anche ad altri negozianti della zona.
Gli aspetti negativi sono stati il fatto che la titolare non è esperta del web e quindi non ha potuto aiutarci nella creazione della pagina, nella gestione, nessun componente aveva mai utilizzato il codice HTML e Facebook non dispone di un sistema di avvertimento per gli amministratori di una pagina ufficiale. Gli aspetti negativi e positivi invece è il fatto che la titolare è stata molto disponibile, è stata un'esperienza comunque nuova e proficua per tutti, il successo seppur limitato ci ha spronato ad andare avanti nella gestione della pagina e ha permesso una comprensione pratica di quanto enunciato nei libri sui social network.